Buongiorno, buongiorno e ancora buongiorno, soprattutto buon lunedì, iniziamo un'altra settimana insieme con giornali e caffè, naturalmente l'orario è quello della pausa caffè, nella quale così si magari sfoglia un giornale per capire quello che c'è di notizie per quanto riguarda il giorno o il giorno precedente, perché poi chiaramente sui quotidiani leggiamo ciò che è successo nei giorni antecedenti l'uscita. Allora, il lunedì è un giorno un po' particolare per la carta stampata, la fogliazione è una fogliazione un po' diversa, molto ristretta per quanto riguarda le pagine di cronaca politica e quant'altro, perché c'è ampio spazio allo sport, quindi con gli inserti, con gli articoli, quindi diciamo che abbiamo una fogliazione diversa, però comunque c'è da dire, c'è da parlare. È una settimana nella quale avremo a che fare con, penso, la cosa più impattante e più rilevabile dal punto di vista della quotidianità, ovvero sia quella delle mascherine a tutto giorno, a tutte le ore. Ed è stato il primo provvedimento ufficiale del neoeletto Presidente Acquaroli, quello di disporre appunto un decreto per l'utilizzo delle mascherine durante tutto l'arco della giornata, perché la curvatura dei contagi si sta rialzando soprattutto nel sud delle Marche, un po' meno da Ancona in su, e quindi insomma questo fenomeno e questa curva preoccupa soprattutto anche in vista dell'inverno, della stagione invernale e della recrudescenza della patologia influenzale, che dovrebbe alle volte essere quasi sovrapponibile per sintomatologia, però insomma, quindi è questo confondere un po' le acque. Allora, però c'è anche cronaca, guardiamo Corriere Adriatico, Il Resto del Carlino, eccoli qua. Allora, nella fine settimana, nella domenica, c'è stata una a Monbaroccio l'RSA che è stata evacuata per una decretata inagibilità da parte dei vigili del fuoco, e quindi 19 residenti, un po' di trambusto nella giornata di sabato per quanto riguarda la mobilitazione di queste persone che sono state evacuate. Abbiamo un cantiere a pochi passi da qui, non so se vi siete accorti, ecco, stanno buttando dei massi dal balcone sul cassone del camion, e quindi insomma, se sentite questo rumore di sottofondo, che non è proprio la Quinta Sinfonia di Beethoven, però insomma, cercheremo di portare avanti per i minuti che ci rimangono quello che è. Se sentite, ecco, rumori indecifrabili, sono questi. Allora, RSA inagibile, però la fotonotizia è per quanto riguarda lo sport. La VL sconfitta ancora, ma va in rimonta a Cantù. Per quanto riguarda invece Il Resto del Carlino, appunto quello che vi dicevo, coprifuoco per movida e ristoranti. Movida, questo termine veramente che mi fa un po' accapponare la pelle, però questo è usatissimo e abusatissimo soprattutto. Ma anche qui la fotonotizia è per naturalmente lo sport. Juve allo stadio, palla avvelenata, insomma c'è di che parlare. Quello che invece riguarda la pagina del Carlino di Pesaro, c'è la cronaca, oltre alla VL che va in tilt, sangue alla festa, giovane accoltellato. E purtroppo questo è successo a Mondavio, un 21enne aggredito da un coetaneo napoletano che lo ha accoltellato. Nelle pagine invece interne che riguardano Fano, due insomma, notizie di stampo completamente diverso su Corriere Adriatico e Resto del Carlino. Resto del Carlino parla Roberto Damiani, che si occupa della cronaca nera, parla di una notte d'inferno in centro. Siamo in via Peel, qui a pochi passi da qui, ci sono nella piazzetta dei locali, c'è un bar che raduna diversi giovani a pochi passi dalla piazza, e questi giovani hanno creato con schiamazzi e urla, hanno insomma fatto sì che i residenti che stanno al piano di sopra chiamassero i carabinieri, polizia, sono arrivati anche altre forze dell'ordine, perché la situazione, a detta loro, è veramente invivibile. Ovviamente la titolare del bar si difende, dice quello che è il suo modus operandi. Invece sul Corriere Adriatico
La pagina di apertura è per l'Avis, l'Avis e i suoi 70 anni di vita e i festeggiamenti, insomma i cortei, ci sono belle foto e nel pezzo di Massimo Foghetti troverete tutta la cronaca di questo importante avvenimento. 70 anni di vita per un Avis sono veramente tanti, tanti volontari, oltre 2000 gli iscritti all'Avis di Fano che nel tempo hanno salvato tante, tante vite umane, sì, perché donare è un gesto importante, ma che soprattutto è indirizzato a salvare una vita umana, quindi un gesto veramente grande. Allora, come vedete, i rumori molesti non sono soltanto quelli dei ragazzi che schiamazzano e sciamano nelle notti del sabato e del venerdì, ma sono anche quelli simpaticamente degli operai che lavorano. Però quella degli schiamazzi notturni non è una questione da poco, soprattutto anche tra vicini di casa spesso avviene e spesso si ricorre anche ai carabinieri in queste occasioni, e non è dubbio che sia l'ultima volta. Vi faccio vedere una cosa, insomma, la foto non è un granché, adesso Ando Spugolotti darà il meglio di sé con lo zoom per farvela vedere. Sono praticamente dei sarcofagi in legno, siamo in Egitto, e la bellezza di 59 sarcofagi che erano lì seppelliti a 11 metri da 2600 anni, una scoperta fantastica. Avete visto nella foto tanti giornalisti, insomma il Museo del Cairo si arricchirà di altre scoperte, il mondo egizio non smette mai di stupirci a distanza di così tanti migliaia di anni, e questo è bene. Questo è il lunedì, questo è l'inizio della settimana, giornali e caffè termina qui, e questa sera ricordate Web TG alle ore 18 con i fatti della giornata e non solo. Avremo una bella notizia per quanto riguarda gli studenti del Nolfi, del Carducci, avremo un'intervista, parleremo di questo, insomma ci occuperemo anche di edilizia scolastica. Arrivederci a questa sera.